Risotto con crema di porri, crema di pecorino, salsa ridotta al vino e miele. È il miglior piatto cucinato nella nuova tappa del concorso Primi di Toscana che si è svolta all'Istituto Alberghiero Aurelio Saffi di Firenze. Una sfida tra i cuochi in erba lanciata dalla regione per raccontare la Toscana attraverso i primi piatti della tradizione culinaria regionale. Un'esperienza molto importante per i ragazzi perché naturalmente li mette a confronto con professionisti del settore e quindi in questo momento sono già sottoposti alla loro valutazione e stanno cercando di mettere insieme quelle che sono le nozioni che negli anni hanno imparato. La giuria ha scelto tra quattro primi quello che rappresenterà il Saffi alla prova finale che si terrà proprio in questo istituto e che vedrà in gara tutti gli alberghieri toscani. In questo caso a vincere è stato il piatto creato dal team composto da Tommaso, Andrea e Flavio. Il piatto non ha un nome perché non amiamo dare nome ai piatti, quindi l'abbiamo chiamato semplicemente risotto con crema di porri, crema di pecorino e salsa ridotta di vino e miele. Abbiamo scelto questo piatto in base alle richieste ovviamente del concorso e i prodotti ovviamente abbiamo scelto di utilizzare quelli più strettamente legati al nostro territorio. La crema è una semplice crema fatta con il latte bollito e l'aggiunta di parmigiano, di pecorino. E il risotto invece è un risotto che viene mantecato alla fine con la crema di porri e all'aggiunta viene messo un pochino di aceto di mele per dare quell'acidità che il riso non ha e quindi risulta più amabile in bocca. Azzeccata è anche stata la scelta del vino da abbinare al risotto. Allora, io ho scelto un Nifozzano delle Terre di Rufina, è un vino a parer mio ideale per questo piatto perché diciamo, abbinava perfettamente sia a livello cromatico, sia a livello organolettico. E questo vino ricorda molto frutti rossi che si, diciamo, come per usare un termine inglese, matching perfettamente con la mantecatura di porri e con la riduzione di vino rosso al miele. I primi piatti preparati dagli alunni di tutti gli alberghieri toscani daranno vita ad un ricettario delle tradizioni locali della Toscana.